Oggetto numero 1, l'individuazione di ulteriori metodi oltre al bollo luminare per l'identificazione dei bovini nati in stabilimenti con modalità di allevamento all'aperto o estensivo. Do la parola al consigliere Mangini per l'illustrazione. Risponde l'assessore Coletto. Prego, consigliere Mangini. Grazie Presidente. Parliamo di agricoltura, quella che a noi interessa di più, caro Assessore, l'agricoltura che difende i territori e che ovviamente tutela l'ambiente e non di meno con i suoi prodotti garantisce qualità eccellenti sia per la ristorazione che ovviamente per famiglie. Però ci sono dei problemi che andrò meglio a elencare, Assessore, che riguarda le pratiche del cosiddetto bollo endoluminale, una prassi voluta dalla Commissione europea, una delle prassi per individuare i nostri animali al pascolo e non solo. Quindi, ricordato che con l'entrata in vigore del decreto legge 134 del 5 agosto 2022 del manuale operativo del sistema IAR, approvato con decreto ministeriale il 7 marzo 2023, sono state definite le procedure per l'identificazione e la registrazione di stabilimenti operatori ed animali. Nello specifico, per i bovini nati in qualsiasi stabilimento per cui nella banca dati nazionale, meglio definita BDN, è registrata la modalità di allevamento all'aperto estensivo, è previsto, oltre al marchio auricolare convenzionale, l'applicazione del bolo ruminale entro 60 giorni dalla nascita dell'animale. Ora, su questo punto, Assessore, lei conoscerà che sono animali al pascolo e ovviamente in pascoli che non è difficile essere superiori ai 100 ettari, quindi la nascita in cattività di un bovino rappresenta anche l'impossibilità di individuarne il luogo e l'esatto momento della nascita. Considerato che oggi alla banca dati nazionale BDM numerosi stabilimenti sono classificati come allevamento all'aperto o estensivo, anche nel caso in cui questo utilizzano pascoli adiacenti alle aziende o praticano un pascolamento circoscritto solamente a determinati periodi dell'anno. Nelle schede gestionali online del Ministero della Salute viene definito che la modalità di allevamento all'aperto estensiva è riferita ad animali detenuti nella stagione più favorevoli, prevalentemente all'aperto e alimentati principalmente con le risorse naturali disponibili dall'ambiente. Ecco per cui questa attività va tutelata. Il tutto senza dare indicazioni chiare che possono inquadrare la tipologia di allevamento. Nello specifico, relativamente al bollo endoluminale, sono emerse le seguenti problematiche. Rischi per gli operatori, e questi sono rischi che io ho raccolto ascoltando i nostri allevatori. Qualsiasi operazione che preveda la movimentazione degli animali espone l'operatore a rischi per la propria incolumità, in particolare nel caso di bovini nati al pascolo. Tali rischi aumentano sia per la contemporanea presenza di animali più adulti, sia difficilmente contendibili e con potenziali atteggiamenti aggressivi di protezione della prole, che per il fatto che i nuovi nati non sono abituati a contatti regolari con l'uomo e che potrebbe rendere ancora più complesse e rischiose l'operazione di cattura e di identificazione. È evidente che un animale che si trova all'aperto, uno deve prendere l'operatore, il bovino, prenderlo per il collo e inserire una sonda, Assessore, come lei sa, lunga 60 cm nella bocca dell'animale, con la speranza che la madre non reagisca violentemente. I rischi per la salute e il benessere animale, perché anche l'animale, come sappiamo benissimo, noi abbiamo una legge tra le migliori d'Italia che è quella che tutela il benessere animale. Quindi l'applicazione del bollo endoluminale non richiede una specifica qualifica, ma viene raccomandato un addestramento con l'affiancamento da parte di personale già formato per acquisire le corrette procedure e manualità anche per un'eventuale gestione di interventi conseguenti al malinserimento del bollo. Esempio, manovre di disostruzione del cavo orale, delle vie respiratorie, eccetera. Le operazioni infatti potrebbero generare rischi per la salute dell'animale e compromettere i livelli di benessere anche successivamente. I sistemi di cattura, qui è un problema perché parliamo di animali che sono già oltre i 2 quintali,
Per provvedere all'applicazione del bono endoluminale, gli animali in stallo o al pasto dovrebbero essere necessariamente confinati o bloccati attraverso l'utilizzo del travaglio. Si fa presente che soprattutto nella casistica relativa agli allevamenti estensivi, tale sistema potrebbe non essere in dotazione dell'azienda, quindi costi maggiori. E anche nel caso in cui gli animali vengono gestiti in stallo, i sistemi presenti nella maggior parte degli allevamenti da carne consentono la cattura solo di animali adulti. Anche in quest'ultimo caso le aziende dovrebbero adeguare le proprie strutture con ulteriori costi. Risulta inoltre difficile in alcune aree di territori regionali poter trasportare le attrezzature atte alla cattura dei capi a causa delle pronunciate pendenze di terreni, perché stiamo parlando di alta montagna. L'efficace tempestività dell'individuazione degli animali, non sto a leggere, assessore, questo è il motivo. Io ho incontrato di allevatori con oltre 200 ettari di terreni, tutti ovviamente in zone montane, è chiaro che l'animale diventa difficile individuare il giorno della nascita. Poi, difficoltà di identificazione aziendale, l'utilizzo della sola marca auricolare principale interviene insieme al bollo endoluminale e esclude la possibilità prevista in passato di apposizione della marca secondaria, ovvero quella che dispone di uno spazio nel quale l'allevatore può evidenziare l'identificazione aziendale del capo. Questo aspetto potrebbe complicare l'identificazione dei capi, che rischia di essere non solo meno tempestiva, ma obbligherà inoltre l'operatore alla verifica dell'informazione riportata sulla marca principale e la lettura del bollo attraverso un apposito apparecchio. Cioè, quindi spendo per catturare l'animale, per inserirlo, rischia l'operatore, rischia l'animale, e poi comunque in alcuni casi diventa anche difficile la lettura del bollo endoluminale. Quindi interferenza con le calamite endoluminali, qui anche qui faccio veloce perché mi interessa molto la sua risposta, quindi risulta anche in alcuni casi è difficile la lettura dei dati, ma soprattutto al momento della macellazione il bollo endoluminale non è stato classificato in maniera chiara e viene definito oggi rifiuto speciale, quindi con uno smaltimento ulteriore, con procedure molto complicate dal punto di vista burocratico, che ancora una volta aggravano i costi dell'impresa agricola. Quindi, considerato che il regolamento delegato dell'Unione Europea numero 2019-2035 già prevede all'allegato 3 i seguenti mezzi di identificazione degli animali terrestri, cioè marchi auricolari convenzionali, fascia per pastorale convenzionale, marchio auricolare elettronico, bollo ruminale, trasponder iniettabile, che per esempio per i cavalli è sottocutaneo ed è facilissimo, quindi all'animale non facciamo nessun dolore, insomma, perché comunque è un inserimento velocissimo, fascia per pastorale elettronica, tatuaggio, anello applicato alle zampe. Quindi, considerato tuttavia che il decreto ministeriale 7 marzo 23 ha individuato solo il bollo ruminale quale marchio, oltre quello convenzionale auricolare, quale mezzo di identificazione dei bovini nati in stabilimenti, che in realtà vorrebbe dire allevamenti, con modalità di allevamento all'aperto o in estensivo. Chiedo alla Giunta regionale per sapere se intende attivarsi presso il Ministero della Salute e il Governo nazionale per sollecitare l'individuazione di ulteriori metodi, oltre il bollo ruminale, per l'identificazione dei bovini nati in stabilimenti con modalità di allevamento all'aperto estensivo. Grazie. Grazie consigliere Mancini. Assessore Coletto. Grazie Presidente. Allora, intanto ringrazio il consigliere Mancini per l'interrogazione, nel senso che quanto è stato detto, quanto è stato esposto nell'interrogazione è di assoluto interesse per il benessere animale e per le difficoltà collegate a determinati tipi di allevamento. Sottolineo un fatto. Circa un mese fa l'assessore Morroni, insieme con l'assessore Saccardi della Toscana, quindi agricoltura, ha già sottolineato queste difficoltà e chiesto al Ministero che si attivi in maniera diversa per l'identificazione dei bovini d'allevamento. È chiaro che l'identificazione di questi bovini, degli allevamenti in generale, è assolutamente importante ai fini sanitari. È altrettanto vero che, come già detto da lei consigliere, il microchip sottocutaneo è molto più rapido, molto più veloce e di immediata lettura. Quindi provvederemo
da parte della Sanità, fare una comunicazione al Ministero della Sanità in maniera tale si prenda atto di queste difficoltà e si evolva verso una situazione di riconoscimento dei bovini più facile, più immediata, che consenta effettivamente il rilevamento anche in zone montane, in zone difficili, delle nascite e quindi della classificazione e dell'individuazione dei bovini da allevamento. Grazie. Grazie Assessore, prego Consigliere Mancini per la replica. Assessore, sono io che ringrazio a lei e come lei ha citato anche l'Assessore Morroni di questa interlocuzione, diciamo, tra più regioni. Sicuramente anche le Marche potrà essere insieme all'Umbria e alla Toscana in questa battaglia di sostegno ai nostri allevatori di montagna per due motivi importantissimi che non volevo ovviamente esporre prima. La presenza di pascoli come quelli bovini rassicura l'ambiente in due aspetti. La presenza dell'animale garantisce la crescita dei prati primari, che sono quelle piccole infiorescenze gialle che vediamo nelle nostre camminate. Quelle piante garantiscono la tenuta delle piogge anche quando sono ovviamente forti, garantiscono la presenza degli insetti impollinatori. Quelle piante vivono perché ci sono degli animali che poi concimano i terreni. È un equilibrio che è durato per millenni. Noi dobbiamo fare tutte quelle procedure, come lei, Assessore, ha detto, per consentire che queste prassi mantengano e siano mantenute, perché oltre a garantire la sostenibilità ai nostri allevatori, garantiamo prodotti di qualità, senza ovviamente impedirne la geolocalizzazione, ma con le procedure più intelligenti e più semplici che la tecnologia ci offre. Tra l'altro, come ricordavo, lo voglio ribadire, consentita per la specie equina, per i cavalli. Quindi se per i cavalli vale il principio del microchip, una mucca cammina anche di meno, quindi facciamo anche prima. Detto questo, io mi dichiaro pienamente soddisfatto. Grazie. Grazie consigliere Mancini. Passiamo quindi all'oggetto numero 2. Centro di riabilitazione di Trevi, numero di posti letto disponibili e criticità legate alle liste di attesa, intendimento della Giunta regionale. Prego consigliere Meloni. Grazie Presidente. Questo purtroppo non credo che ci sarà la stessa soddisfazione nella mia interrogazione che riguarda il centro di riabilitazione di Trevi. Sul numero dei posti letto disponibili e sugli impegni che questa giunta si era preso con quel territorio, ma soprattutto con l'Umbria. Sappiamo bene che il centro di riabilitazione di Trevi rappresenta un'eccellenza nell'ambito sanitario, sappiamo che si è guadagnato degli elogi a livello nazionale anche grazie all'efficienza dei servizi e alle competenze del personale. Questa struttura, ormai è una struttura per quale l'Umbria si è presa anche dei riconoscimenti fuori dalla nostra regione e che parla, diciamo che va nella direzione della qualità dell'assistenza offerta a pazienti con gravi cerebrolesioni acquisite e anche altre disabilità neurologiche e motorie. Ora il centro, come sappiamo, è articolato in due sezioni, c'è una sezione di riabilitazione intensiva neuromotoria con 20 posti letto e un altro con una sezione dedicata ai pazienti con gravi cerebrolesioni acquisite con 16 posti letto. Naturalmente, oltre alle sezioni di degenza, il centro dispone di strutture avanzate come una palestra, una piscina riabilitativa e dei laboratori per la riabilitazione neuromotoria e neuropsicologica. Il centro è anche un importante polo di innovazione tecnologica, anche grazie alla collaborazione con il Centro Orientamento Ausili Tecnologici, che fornisce appunto ausili personalizzati per migliorare la riabilitazione e quindi anche l'autonomia dei pazienti. Un altro importante aspetto che rende il centro di Trevi unico è la sua partecipazione attiva a progetti di ricerca nazionali ed europei e anche in oltre sedi di tirocinio per studenti di fisioterapia, di logopedia, di psicologia provenienti dagli studi di Perugia e da altre università. Ora la struttura, diciamo che è autorizzata per 40 posti letto, ha operato con un regime di 35 posti effettivi distribuiti su due piani. Dal 2020
come purtroppo anche altre strutture dell'Umbria, se uno dei due piani è stato chiuso, riducendo la capacità a 14 posti letto e causando ovviamente anche il trasferimento del personale, di una parte del personale, all'ospedale di Foligno. Recentemente il sindaco di Trevi e la presidente Tesei hanno annunciato la riapertura del secondo piano e addirittura un incremento di 12 posti letto. Tra l'altro sappiamo quanta necessità c'è anche in Umbria di questo tipo di servizi, diciamo, di prossimità anche al cittadino, e per far sì sempre di più che i cittadini possano essere curati e riabilitati vicino anche alle proprie abitazioni o comunque almeno all'interno della nostra regione. Nonostante però queste dichiarazioni, come spesso accade, risulta ad oggi un incremento di soli 3 posti letto per un totale di 17 distribuiti su 2 piani, 11 al piano inferiore e 6 al piano superiore. Anche la piscina, come c'era stato raccontato anche nei nostri sopralluoghi, nei punti di erogazione dei servizi sociosanitari della nostra regione, è purtroppo ancora chiusa, che però è un servizio essenziale per la riabilitazione di molti pazienti, e anche la mancanza di personale all'interno della struttura ovviamente è deficitaria rispetto alle richieste e rispetto alle necessità. Ora, il centro di Trevi abbiamo detto che è un modello di sanitario riconosciuto anche fuori regione, tanto che spesso ci hanno raccontato le belle esperienze che alcuni pazienti negli anni passati hanno vissuto nella nostra regione, e purtroppo però rimane nello sfibramento e nel depotenziamento dei servizi della sanità pubblica della nostra regione. Quindi noi interroghiamo la Giunta per sapere se è vero che ci sarà un aumento di posti letto solo di 3 anziché dei 12 dichiarati, quali siano anche le intenzioni reali rispetto alle cose annunciate anche sul futuro della struttura, e se si riprevede anche il ripristino effettivo di 35 posti letto, se si intende anche riattivare l'attività di ricerca e l'utilizzo della piscina, che è veramente fondamentale, come voi ben sapete, per alcune riabilitazioni di questi pazienti, e possibilmente anche la tempistica rispetto a quanto richiesto alla Giunta. Grazie. Grazie consigliere, prego assessore Coletto. Grazie presidente. Per quanto riguarda i posti letto ordinari mediamente utilizzati fino al 2024, è in progressivo recupero con incremento graduale in relazione alle misure di organizzazione delle attività, ottimizzazione delle risorse e reclutamento del personale, che come tutti sappiamo non è che sia nell'immediata disponibilità non solo dell'Umbria ma di tutta la nazione. Mancano infermieri e mancano medici, ma questa è una questione ormai atavica e consolidata. Purtroppo c'è stata una miopia e poca lungimiranza dei governi che sono succeduti negli ultimi 10 anni che hanno procurato questa situazione. E il conto lo paga non solo la riabilitazione di Trevi, ma anche e soprattutto quelle che sono le liste d'attesa che si allungano. Evidentemente non è stato tenuto conto della gobba pensionistica che arriverà al massimo nel 2025, ma nel frattempo, oltre a essere aumentati i pazienti che sono accumulati durante la pandemia, è diminuito anche il numero di medici. Questa è la realtà. Per quanto riguarda quali sono le reali intenzioni, la programmazione per l'ospedale di Trevi prevede di ripristinare tutti i posti letto ordinari previsti con ottimizzazione delle risorse e reclutamento del personale necessario per attivare pienamente le aree di degenza distribuite sui 2 piani della struttura. L'azienda US2 ha dichiarato già da ora che si sta attivamente ottimizzando l'utilizzo di tutte le risorse umane nel day hospital, e proprio a tal fine i periodi di chiusura di un piano di degenza sono stati incrementati sensibilmente i trattamenti di day hospital, massimizzando l'efficienza del personale disponibile, strategia che ha permesso di mantenere un alto livello di servizio nonostante le difficoltà appunto di reclutamento del personale. I concorsi effettuati ad oggi infatti non hanno consentito il reclutamento di tutto il personale necessario, ma l'azienda è continuamente impegnata in tal senso. Se si intende di ripristinare l'attività di ricerca,
Beh, certo che sì, il Centro di riabilitazione di Trevi mantiene un forte impegno sia nella ricerca che nella formazione delle attività in corso. Infatti i progetti di ricerca riguardano uno studio di fattibilità sul protocollo di minima per l'ictus cerebrale, riguardano la riabilitazione del cammino con esoscheletro indossabile, EXO, riguardano uno studio multicentrico nazionale. Per quanto riguarda la formazione, la sede di tirocinio formativo per l'Università di Perugia con un corso di laurea in fisioterapia, un corso di laurea in logopedia, un corso di laurea in infermieristica, un corso di specializzazione in neurologia. È un progetto per quanto riguarda la formazione internazionale in collaborazione con l'Università Gondar dell'Etiopia e un patrocinio riguardo i gruppi di solidarietà internazionale in Italia, GSI Onlus. Per quanto riguarda la piscina, la gestione storica della piscina è stata affidata a una cooperativa per circa 20 anni, con due gare deserte prima del 2020. L'attività è stata definitivamente sospesa con la pandemia causa i successivi DPCM che sono stati emanati dal governo. La valutazione delle attività riabilitative in piscine integrative dei trattamenti sanitari, visto i costi necessari per l'attivazione di tali servizi, deve essere inquadrata nell'ambito della pianificazione regionale della rete riabilitativa per consentire uniformità e omogeneità di trattamento nel territorio regionale. Pertanto vedremo di riattivare la piscina in maniera tale da poter erogare. Lei mi guarda così, ma voglio dire, non è semplice dopo una pandemia che non è un'epidemia che riguarda una regione, due regioni, tre regioni, ha riguardato il mondo. È stato necessario all'epoca spostare il personale in azienda ospedaliera per dare assistenza ai pazienti affetti da Covid. E non è il Covid di adesso che è un semplice raffreddore o giù di lì, diciamo. Era un Covid dove si moriva e di conseguenza serviva personale nelle terapie intensive, nelle medicine, nelle semi-intensive e via dicendo. Quindi l'obiettivo effettivamente è quello di dare soddisfazione, pur essendo un extra lea, di dare l'opportunità di riaprire questa piscina. Per quanto riguarda l'attività ambulatoriale per le prestazioni riabilitative, è garantita all'interno dell'ospedale di Trevi per continuità delle cure dei percorsi con ottimizzazione di utilizzo delle tecnologie e delle risorse umane. È ottimale garantire i percorsi post ricovero o ambulatoriali all'interno della stessa struttura ospedaliera riabilitativa per una presa in carico in continuità di cura ospedale territorio e know-how dell'equipe medica e professionale nei trattamenti. Nella struttura infatti è garantita la continuità delle cure, il follow-up e i trattamenti specialistici senza ricovero. Per quanto riguarda la casa di comunità di Trevi, una casa di comunità che non riguarda il PNRR ma viene finanziata con i fondi dell'ex articolo 20, quindi verrà portata avanti con la stessa tempistica che riguardano le altre case di comunità, non c'è nessuna differenza. Grazie. Grazie Assessore, prego Consigliere Meloni per la replica. Grazie Presidente, ma io prima sorridevo non perché il tema faccia sorridere, ma perché sono quattro anni che o la colpa è di quelli di prima oppure la colpa è del Covid. Allora, non c'è personale infermieristico e medico, e è vero, perché è un problema, diciamo, nazionale, e ce lo siamo detti più volte all'interno di quest'Aula, ma è anche vero che voi non avete fatto niente per assumere personale, anche utilizzando i fondi aggiuntivi del Covid, che sappiamo bene tutti sono stati dati all'Italia in forma cospicua perché è stata una delle nazioni maggiormente colpite dalla pandemia. Quindi, se invece che utilizzare quei fondi, peraltro, aveste fatto anche qualche buona assunzione, oggi probabilmente non avremmo scatole vuote, ma avremmo anche delle strutture che funzionano con servizi adeguati di prossimità per i cittadini. Secondo, sono passati 4 anni, Assessore, dalla pandemia. Io capisco
due anni, ok, diciamo che anche fossero due anni, cioè questa giunta purtroppo abbiamo visto che un po' soffre di annuncite, nel senso facciamo, faremo, faremo e poi dopo due anni noi dobbiamo tornare ad interrogarvi sulle, come dire, sugli impegni che vi siete presi nei territori, perché non è possibile che una piscina a distanza di quattro anni, mettiamo che fino al 2022 ci sono state delle difficoltà, ad oggi non sia agibile per pazienti che hanno una necessità estrema di quel tipo di riabilitazione. Anche l'attività specialistica all'interno della Casa della Salute, lei oggi mi dice, se ho capito bene, perché sempre la voce è sempre molto bassa, che la Casa della Salute di Trevi è extra PNRR, giusto? Così ha detto. Ok, ma tra le case della salute PNRR ed extra dovrebbero da qui al 2026 sorgere 23 case della salute, se io ricordo bene. Ad oggi sono solo 3 le case della salute in Umbria, tra l'altro anche con pochi servizi all'interno della struttura. Quindi io mi chiedo, siamo nel 2024, no, avremo i tempi necessari per mettere in piedi le altre 23 case della salute e riempirle di servizi, di operatori, di medici, di infermieri per far fronte alle esigenze della nostra regione? Perché io comincio a pensare che anche i fondi del PNRR destinati alle case della salute e anche all'edilizia sanitaria e anche alle assunzioni degli operatori, perché in quest'aula più volte abbiamo portato anche delle proposte che vanno dai medici di medicina generale alle infermiere di comunità, che ricordo in Umbria non avete ancora attivato ma che sarà obbligatorio dentro la casa della salute di comunità, quindi non so chi ci metterete. Comincio a pensare che in due anni non ci sarà il tempo necessario per fare tutto questo e allora chiedo, arriveremo in tempo? Arriveremo lunghi? Oppure quei soldi del PNRR destinati all'Umbria forse verranno rimandati indietro perché non ci si è attivati per tempo? Allora, sulle tempistiche non mi rispondete mai, nel senso faremo, vedremo e organizzeremo. Siamo a 15 giorni dalla fine di questo mandato e purtroppo le risposte non sono arrivate in nessun settore, ma in quello del campo sociosanitario meno che dappertutto, meno che altrove. Quindi non sono soddisfatta delle risposte e purtroppo non ci sarà il tempo da qui a fine mandato di tornare sull'argomento, ma monitorerà chi ci sarà, diciamo, nel prossimo quinquennio. Grazie.